avviene solo nel rispetto delle finalità e delle condizioni che sono ben descritte nell'articolo 6. Si tratta sostanzialmente di eventuali minore entrata per lo Stato, rispetto alle quali, a mio giudizio, sarebbe utile verificare l'effettiva fruizione ed identificare in futuro un meccanismo che preveda che gli eventuali risparmi ottenuti possano essere quindi utilizzati per rafforzare e incrementare il fondo pubblico. Signor Presidente, signora Sottosegretaria e colleghi, io penso che possiamo essere orgogliosi del traguardo e dell'ambizione che vogliamo raggiungere. Possiamo colmare un gap che da troppi anni questo Paese ha, soprattutto nei riguardi delle politiche in favore della disabilità, onorando quell'impegno assunto per favorire delle risposte che sono da troppo tempo migliaia di famiglie attendono. E io sono sicura che questo Parlamento non si sottrarrà a questo importante compito. Grazie. Grazie. Adesso ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. No. È iscritta a parlare la deputata Eliana Piazzoni. Prego. Signor Presidente, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi, in questi giorni il Parlamento e l'opinione pubblica sono fortemente impegnati nel dibattito sui diritti civili, una discussione che pone finalmente al centro la necessità che la politica si occupi del cambiamento della società, della sua cultura e della sua organizzazione. Sarebbe bene che anche per gli altri temi si ragionasse sempre a partire dalla fotografia della realtà, dando alle statistiche e agli studi sui cambiamenti sociali che avvengono il più delle volte a prescindere dalle scelte politiche, la giusta centralità. Se ci atteniamo a questo metodo, nella discussione sul tema della disabilità, dobbiamo partire necessariamente dal forte ritardo del nostro Paese verso una riforma del welfare che tenga conto dell'attuale struttura sociale e delle esigenze di cura e benessere molto diverse rispetto a qualche decennio fa. Il modello di welfare italiano, incentrato sulla delega alle famiglie, è in profonda crisi. Ora che i mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano in un circuito virtuoso di reciproca assistenza nonni, figli e nipoti. Se questo vale per tutte le famiglie,